Tragico incidente domenica pomeriggio all'autodromo dell'Umbria di Magione, dove ha perso la vita un motociclista di 44 anni. L'uomo è andato a sbattere contro il muro del box. L'impatto si è verificato a 50 metri dall'ultima curva che precede il rettilineo del traguardo. In un momento in cui giravano circa una decina di moto in pista, immediato l'intervento dei sanitari sul punto dell'incidente, ma non c'è stato nulla da fare. Dopo l'arresto dello spacciatore iracheno avvenuto nei giorni scorsi in Spagna, la Procura Generale di Perugia ha emesso un mandato d'arresto. È arrivato un fermo di un cittadino romeno di 34 anni, condannato per concorso in furto. L'uomo è stato arrestato in Romania su un mandato di arresto europeo emesso proprio dalla Procura Generale Perugina, dopo un controllo di bordo all'aeroporto di Iasi, a confine con la Moldavia. L'uomo era specializzato in furti nei supermercati commessi nella provincia di Perugia e Arezzo, tra Pedalicchio di Bastia Umbra Umbertide e Umberti San Sepolcro. Tra i furti commessi anche quello di prodotti per la cura della persona e generi alimentari. In un'occasione aveva rubato ben 53 confezioni di Parmigiano Reggiano, la pena residua che dovrà scontare di circa due anni di reclusione. Attualmente il 34enne è in attesa di estradizione verso l'Italia. Il Salone nazionale del Tartufo bianco pregiato, che si svolgerà dall'1 al 5 novembre prossimi nel segno della trifola, rarissima in Italia e nel mondo, abbondante invece nel territorio di Città di Castello, è stato protagonista alla sessantesima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione più importante per la promozione del turismo mondiale con 2.700 espositori, 1.000 buyer esteri, oltre 220, dall'11 al 13 ottobre. Una vetrina straordinaria al cospetto degli operatori turistici di riferimento del settore e della stampa specializzata, nella quale città di Castello ha presentato e fatto conoscere l'importante investimento dell'amministrazione comunale sulla trifola, eccellenza della città apprezzata in tutto il mondo, e sul legame culturale ed economico con un territorio che ha una vocazione naturale unica per la produzione del tartufo bianco e nero, dove il re del bosco può essere mangiato tutto l'anno grazie a una filiera che il comune intende valorizzare al massimo delle sue potenzialità. Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello inizierà il primo novembre coinvolgendo la stampa nazionale e internazionale che sarà invitata a conoscere da vicino il tartufo bianco e il grande patrimonio rappresentato dai cavatori, dalle aziende che lo esportano in tutto il mondo e dagli chef che lo cucinano per poi proseguire con gli eventi della mostra a mercato. Abbiamo raccontato quella che è una manifestazione che narra quello che è lo spirito più profondo della nostra città, il legame con il suo territorio dove il tartufo non è soltanto eh, storia, tradizione ma anche economia e anche comunità. Dopo il successo registrato dall'edizione 2023, la Giostra della Quintana di Foligno torna alla Fiera del Turismo TTG Travel Experience di Rimini all'interno del progetto Visit Foligno promosso dal Comune e dall'ente Giostra per favorire lo sviluppo turistico del territorio. Una rinnovata opportunità per la Giostra della Quintana che ritorna a Rimini per il principale appuntamento internazionale dedicato agli operatori del turismo in Italia. La fiera infatti ospita operatori provenienti da tutto il mondo che fanno parte delle principali aziende del comparto, enti del turismo, tour operators, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. Durante le giornate della fiera è stata presentata la brochure della Quintana che in lingua italiana ed inglese racconta le peculiarità della Grande Festa di Foligno con le date del 2024. L'edizione 2023 di Umbria Jazz ha consolidato il trend di forte crescita evidenziato negli ultimi anni con una variazione della spesa totale su tutta la città di Perugia del più 31% rispetto all'edizione 2022 che diventa un più 61 se il confronto si fa con l'edizione 2021 e addirittura un 83% confrontato con quella del 2019. Tutti gli indicatori economico-finanziari legati all'edizione 2023 di Umbria Jazz mostrano una crescita significativa rispetto al 2022. L'evento è di interesse soprattutto nazionale anche se gli stranieri sono in aumento, in particolare gli inglesi. Sono alcuni dei numerosi elementi emersi dall'indagine, l'analisi di impatto economico dei grandi eventi turistici realizzata nell'ambito dell'azione della Camera di Commercio dell'Umbria insieme al suo partner tecnico e scientifico ISNART per favorire una maggiore competitività del sistema turistico umbro tramite dati e letture innovative della dinamica del turismo regionale è presentata al TTG di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. L'indagine, dopo l'intervento del Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, è stata illustrata dal segretario generale dell'Ente Camerale Federico Sisti e dal dirigente dell'area per la valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali di ISNART, Paolo Bulleri. È il frutto dell'analisi delle transazioni finanziarie rilevate a luglio scorso in occasione dell'edizione di Umbria Jazz in collaborazione con Experience Cloud Consulting, sulla base dei dati del circuito Mastercard. In sostanza, facendo leva sui dati transnazionali di Mastercard, sono stati costruiti una serie di data test per comprendere il comportamento di spesa dei cittadini italiani e stranieri in visita a Perugia durante le 10 giornate di Umbria Jazz. Il Presidente Giorgio Mencaroni ha sottolineato che la promozione dell'Umbria come destinazione turistica è un percorso che da tempo l'ente camerale, affiancando la regione dell'Umbria, ha intrapreso, muovendo delle consuete analisi dell'offerta turistica ma orientandosi maggiormente verso le analisi della domanda turistica, un tassello fondamentale per capire le reali potenzialità di sviluppo e le possibili innovazioni per la promozione regionale. È stato inaugurato il nuovo consultorio di vivo a colori situato all'interno del distretto socio-sanitario di Spina di Marciano. Sarà completamente operativo dal prossimo primo gennaio ma a breve prenderanno il via alcuni dei servizi di prevenzione e informazione previsti. L'iniziativa rientrava in dona una coperta per le donne arcobaleno, progetto itinerante ideato dall'Associazione Vivo a Colori, in programma nel mese rosa della prevenzione, sostenuto dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria, dalla provincia di Perugia e dai comuni di Assisi, Corciano, Deruta e Marciano. All'inaugurazione erano presenti tra gli altri Claudia Maggiurana, presidente dell'associazione Vivo a Colori, Francesca Mele, sindaco di Marciano Luigi Sicilia, direttore del distretto Media Valle del Tevere, Ambra Mariotti, medico chirurgo della breast unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e Fra Leonardo, nuovo parroco di Spina che ha benedetto il consultorio. Sicilia e Mariotti hanno ricordato l'importanza della prevenzione per riuscire a riconoscere la malattia in tempo utile, aumentando così anche le aspettative di vita delle pazienti. In Umbria hanno sottolineato l'86% delle donne fra i 50 e i 69 anni si è sottoposto allo screening mammografico a scopo preventivo, un dato che pone la regione sopra la media nazionale che è del 70,4%. Una giornata per far conoscere il lavoro quotidiano dei volontari che assistono i bisognosi e allo stesso tempo presentare i progetti e le iniziative locali, nazionali ed internazionali in favore dei più deboli e vulnerabili. Sabato 14 ottobre si è svolta la giornata dell'ordine di Malta che quest'anno, oltre che 34 piazze italiane, ha visto coinvolte anche altre 10 nazioni nel mondo, diventando così la prima giornata mondiale dell'ordine. Per l'occasione la delegazione Umbra ha organizzato diverse attività e controlli sanitari gratuiti ad Assisi in piazza del Comune dove per l'intera giornata medici, volontari e membri dell'ordine sono rimasti a disposizione per la misurazione della pressione sanguigna e controllo di colesterolo e glicemia, BMI e controlli ecografici gratuiti, oltre a dimostrazioni BLSD e disostruzione via aeree adulti e bambini. L'ordine di Malta si mette in piazza a mostrare, a far vedere tutte le sue molteplici attività attraverso appunto una serie di eh, analisi, esami che vengono fatti a chiunque voglia sottoporsi a questo e anche l'occasione per far capire a tutte le persone che cos'è l'Ordine di Malta, qual è il suo scopo, quali sono le sue attività caritative, assistenziali. In Italia l'Ordine di Malta opera attraverso i tre Gran Priorati e le delegazioni, con mense, distribuzioni di pasti in strada, vestiario e diversi progetti di assistenza. La CISMOM, Associazione Cavalieri Italiani dell'Ordine di Malta, segue la parte sanitaria con un ospedale a Roma e ambulatori in tutta Italia. Il corpo militare è dedito all'assistenza sanitaria e umanitaria in missioni di mantenimento della pace anche all'estero, mentre il CISOM, corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta, presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali di prima emergenza e interviene in occasione di calamità naturali operando con il Dipartimento italiano della Protezione Civile, la Guardia Costiera e le capitanerie di Porto per l'accoglienza ai migranti interveniamo nelle emergenze sia locali che nazionali come il terremoto, le alluvioni, le ultime purtroppo siamo stati a Senegal, a Faenza e quindi per noi il contatto umano è fondamentale, ancora oggi ci scriviamo messaggi con le popolazioni, con questi, queste persone che sono state appunto aiutate da noi. Con le sue imprese ha stupito ed emozionato, ma soprattutto ha fatto comprendere che un velista può nascere ovunque e comunque anche in un territorio dove il mare non c'è, come città di castello. Ecco perché con il progetto La Vela e per tutti, presentato ufficialmente in piazza Andrea Costa, Alessio Campriani porterà con sé in barca le persone con disabilità per testimoniare come persino la barriera della navigazione in acqua possa essere abbattuta con passione, coraggio e giusti insegnamenti di chi conosce tutti i segreti del mare. Dopo la prova generale del 23 settembre scorso e il progetto nato da un'idea del Circolo Velico Centro Italia di cui Campriani è presidente e sviluppato in collaborazione con il Panathlon Valtiberino decollerà la prossima estate con il supporto economico di alcuni sponsor. Saranno organizzate almeno tre giornate presso il Lago della Diga di Montedoglio per offrire l'opportunità di salire in barca a tutti e coinvolgere il più possibile giovani e adulti disabili insieme alle famiglie e alle associazioni di cui fanno parte e al mondo della scuola. L'impresa della traversata dell'Oceano Atlantico in solitaria ha acceso una luce su ciò che facciamo insieme al mio team, con cui vogliamo illuminare la vela terapia come strumento di inclusione e crescita per la disabilità cognitiva ha spiegato Campriani. L'obiettivo è di portare sempre più persone a contatto con gli sport acquatici e la vela in particolare, guardando prima di tutto a chi ha una disabilità che è meno fortunato, ma ha tutte le possibilità di salire in barca e navigare. Vogliamo avere un respiro nazionale, dare un segnale, far capire che tutte le barriere possono essere abbattute e che tutti devono avere l'opportunità di conoscere le meraviglie della vela, l'acqua e i segreti della navigazione, ha chiarito il velista Tifernate, portando ad esempio il presidente onorario del circolo velico Centro Italia Danilo Malerba, campione del mondo di vela non vedenti e detentore di un record mondiale di lunga percorrenza. Lanciare un progetto assieme al Panathlon, cioè il mio circolo velico assieme al Panathlon, l'abbiamo trovato quasi ovvio. Noi abbiamo già fatto esperienze di questo tipo, ma vogliamo tornare sul campo e organizzare, dopo la propedeutica che abbiamo fatto, una, una cosa a livello nazionale o quantomeno del centro Italia, per poter portare sempre più ragazzi a contatto con l'acqua, gli sport acquatici in genere e soprattutto la vela naturalmente. Beh, dunque, dopo la propedeutica abbiamo avuto delle indicazioni per avere un minimo di esperienza, una maggiore esperienza, noi contiamo di portarle alla diga di Montedoglio dove faranno alcuni tipi di esperienze, non sappiamo ancora con chi dovremo fare tutto questo ma stiamo lanciando un progetto e speriamo di avere grande visibilità sia per le sponsorizzazioni per poterlo fare sia delle associazioni che parteciperanno all'evento. L'Umbria ha già un suo autodromo con una storia e un'attività sportiva in grado di dare adeguate risposte a tutti gli appassionati di questo sport, sia come spettatori che come piloti, intitolato proprio a un grande campione dell'automobilismo nato a Terni Mario Borzacchini. Così il vice sindaco di Magione con delega allo sport Massimo Lagetti riguardo al progetto che prevede la costruzione di un nuovo autodromo a Terni. La proposta di realizzare un nuovo circuito, prosegue Lagetti in una nota a così poca distanza da quello esistente, andrebbe a competere con quello di Magione e non rappresenterebbe sicuramente un pubblico interesse. Secondo la Getty, il progetto convoglierebbe importanti risorse economiche in un progetto che non è al passo con i tempi che stiamo vivendo segnati da crisi economiche che stanno portando alla progressiva riduzione di sostegni economici per tutto il settore dell'automobilismo agonistico e motociclistico. L'autodromo Mario Borzacchini, costruito nel 1973 per iniziativa di un gruppo di amici, festeggia quest'anno i 50 anni. Fino al 1979 l'impianto è gestito dalla Scuderia Carpine, che alla fine degli anni 70 pone in vendita l'impianto. In soccorso all'autodromo arrivano le istituzioni locali, capeggiate dall'Automobile Club di Perugia, al tempo presieduto dall'ingegnere Massimo Mazzi, che rilevano l'intera struttura. Nella cordata dei nuovi acquirenti è presente anche l'Automobile Club di Terni, il Comune di Magione e l'amministrazione provinciale di Perugia, che credono nello sviluppo dell'impianto. Con la nuova gestione dell'ACI, l'autodromo di Magione viene ribattezzato Autodromo dell'Umbria e intitolato alla memoria del grande pilota del passato, il Ternano, Mario Umberto Borzacchini. anche se l'ultima occasione loro, insomma, c'è stato un errore nostro, si sono presentati davanti alla porta, però noi abbiamo spinto, abbiamo spinto tanto, abbiamo battuto tantissimi calci d'angolo, non so quanti, eh, sapevamo, insomma, questa squadra qui ha fatto otto partite, le ha vinte tutte e otto, eh, sapevamo della difficoltà, ieri in conferenza stampa ho provato a far passare il messaggio della massima tranquillità, però insomma sapevo chi affrontavo, sapevo che squadra affrontavamo. Eh, per quanto riguarda... Le scelte sono scelte che ormai nel calcio di ora bisogna sempre ragionare sui 16 giocatori che vanno in campo. Eh, in questo momento eh, sapevo di non avere Ricci al 100%, ma che in 30 minuti è un giocatore che può dire la sua e cambiare le sorti della partita come lo è Seghetti. Quindi eh, le scelte iniziali sono figlie anche del fatto che dobbiamo recuperare giocatori a livello atletico per dargli minuti, i 90 minuti. Qualcuno in questo momento avrebbe il bisogno di rifiatare, <ride> perché qualcuno, se ragiono sui nostri difensori mh, Angela e, e Vulikic che hanno sempre giocato, purtroppo ci si è fermato dell'orco per eh, il Menisco. E eh, Quindi devono, devono veramente essere concentrati e recuperare energie immediatamente perché in alcune situazioni dobbiamo veramente eh, essere professionisti e professionali al massimo perché abbiamo bisogno veramente di questi giocatori. Non, gioca non giocare non mi piace quando gli avversari sono bravi a non farmi giocare. Non, sono, non, non è una partita che mi piace. Mi piace la mia squadra che ha il pallino del gioco. che... Che costruisce che la recupera in fretta ma poi dopo ci sono gli avversari e, e bisogna fare i conti anche con gli avversari. Secondo me anche atleticamente noi il secondo tempo siamo venuti un po' fuori. Eh, nel momento in cui abbiamo preso gol avevo chiamato Seghetti eh, Seghetti e non mi ricordo chi perché avevo la sensazione che si potesse vincere la partita. Eh, non ho fatto in tempo a farli perché abbiamo preso gol, l'ho fatti dopo, ma insomma. In quel momento, nel secondo tempo, avevo la sensazione che si potesse, si potesse vincere. Ma i cambi vanno fatti per cercare di, di cambiare quello che, che ritieni che non stia andando bene. Secondo me, eh, non, non stavamo impensierendo più per dei meriti nostri. Obiettivamente, perché per i primi 20 minuti sono stati veramente da. brutti, veramente brutti. E quindi i cambi ho giocatori che mi danno la possibilità di giocare, soprattutto davanti, come, come voglio, e eh, avevano la necessità di tenere aperti i loro, i loro tre centrali oppure di, dovevano fare una scelta, abbassarsi con, con i quattro del 3-4-3. Sistema di gioco che hanno cambiato per metterci in difficoltà, a dimostrazione che, in ogni caso, anche se la classifica non ci sta dando. Non ci, ha, non ci ha dato per fino adesso grandissime soddisfazioni. Però le squadre ci temono Sei punti, due vittorie di fila, quindi in casa nostra, ripeto, dobbiamo, come hai detto bene te, dobbiamo sfruttare questo fattore. Questa è casa nostra e dobbiamo fare in modo che nessuno possa venire qui a violarla con facilità. Eh, detto questo, però poi l'analisi della partita è di un, dei primi 20 minuti non all'altezza. Ma non all'altezza proprio di una, di una squadra, slegati, eh, lenti, macchinosi, non pensanti. E quindi questo ha fatto sì che fossimo sotto meritatamente. Abbiamo fatto gol, forse nel momento peggiore nostro. E quindi, per fortuna, eh, eh. siamo riusciti a sfruttare quell'occasione. Dopodiché, bisognava fare qualcosa di diverso perché ritengo che. Il primo tempo non sia stato un primo tempo all'altezza, nel secondo tempo la squadra ha fatto vedere cose interessanti. Subito Mercati, grande palla in verticale per Spina, calcia e trova l'angolino. Spina, 1-0 Gubbio, sono passati poco più di 5 minuti. Primo gol in campionato per Spina e Gubbio in vantaggio. Gran palla in verticale di Mercati dopo il gol alla Carraghese trova anche un fantastico assist. Lanciato poi Morelli proprio da spina. Finisce a terra, a contatto con Bonini, l'ex della sfida. Per l'arbitro Milone tutto regolare. Poi rompe Mercati nell'azione. Va col destro. Grande pagata di De Lucia in calcio d'angolo, l'Intella avvio complicato, quindi si affida a Meazzi, si sposta in mezzo il cross e Corbaghi trova l'angolino. Anticipando il compagno di squadra Santini, primo gol in campionato per Corbaghi che rimette le cose a posto. Una mezz'ora in cui l'Intella non aveva approcciato benissimo la sfida. Meazzi, un altro assist stagionale per Meazzi, palla morbidissima e Corbaghi. Prova il gol, la, la battuta poi di Peterman, mandata in calcio d'angolo. Peterman batte ancora l'angolo e sbuca Bonini. Proprio Lex, dopo le due stagioni al gubbio, ancora Bonini risolve da calcio d'angolo, secondo gol consecutivo dopo il gol del 3-1, realizzato contro l'Olbia. Si ripete e sbuca con un grande stacco sotto porta. Nulla da fare per Vettorella. Zappella, grande secondo tempo dell'entella, palla larga, ancora un calcio rango. È entrato anche Di Santo nell'entella, palla in mezzo, di deviazione. E ancora Bonini va vicino alla doppietta. Finisce qui con il Gubbio che è rimasto anche in 10 per l'espulsione di Di Massimo per aver colpito. La sesta giornata del girone di Serie D regala un mezzo sorriso solo all'Orvietana. La formazione di Silvano Fiorucci torna con un 1-1 dalla trasferta di Cenaia e muove la classifica, allungando la striscia utile dopo il primo successo stagionale conquistato domenica scorsa. Amaro in bocca, invece, per il Trestina, battuto 3-0 in casa dalla Pianese. Si gioca al Bernicchi per un problema al boiler dell'acqua calda al Casini dopo un ottimo primo tempo. La formazione di Ciampelli, però, va sotto in avvio di ripresa con Migni. Il raddoppio di Toscani è un euro firmato da Proietti, terza rete ancora a firma di Mignani, sconfitta che pesa con il Trestina chiamato al riscatto domenica prossima quando sarà impegnato nel derby al Muzzi proprio contro l'Orvietana. Cade ancora il Sansepolcro in trasferta, stavolta imporsi per 2-1 e il Seravezza una gara che lascia amaro in bocca ai biturgensi per la rete firmata da Brizzi nella ripresa e soprattutto per l'occasionissima fallita. Da Simeone nel finale di gara, Sansepolcro chiamato adesso al riscatto domenica prossima contro il Figline. Dopo sei giornate di campionato, la regina dell'Eccellenza, l'Angelana, la formazione di Paolo Cotroneo e Spugna. Ellera 1-0, gol firmato proprio dal grande ex Dario Colombi nel finale. Vince anche l'Atletico BMG che si porta a meno 3 dalla vetta. La formazione di Ciccone supera 3-2 la Nestor in rimonta. Si ferma invece la CF Foligno che scivola al secondo posto a meno 2 dall'Angelana. Il tutto dopo il pari 1-1 contro il Tavernelle. A CF Foligno avanti su rigore con Calderino. In avvio di ripresa, poi la rete del pari per i tavernelle porta la firma di Capitan Antolini con le proteste dei Folignati che chiedono un fuorigioco sul gol. Vince ancora il Castiglione del Lago che spugna anche l'AMA 1-0 siglato da Andaje. Vince ancora la Narnese, terzo successo di fila, per la formazione di Sabatini che supera 3-0 il Branca, così come il terzo successo consecutivo quello del Pierantonio che si impone per 3-2 sul Ponte Valle in una gara ricca di colpi di scena. Stesso risultato 3-2 anche al Mercatelli dove lo Spoleto batte il Città di Castello con i tre tenori d'attacco Cola, Tomassone e Gesuele tutti a tre a segno risale dunque così la classifica alla formazione di Francesco Raggi. Vittoria pesantissima nel derby anche quella del Terni FC che spugna il campo dell'Olimpia Tirus grazie a un gol su calcio di punizione firmato da Bagnato.